Buongiorno a tutti. Oggi vedremo come farsi leggere un documento dal computer mediante la sintesi vocale. Dunque, se il documento fosse in formato PDF, si può usare il programma gratuito Adobe Acrobat Reader DC. Si apre il documento, si va su Vista nel menu e poi si seleziona Leggi a voce alta e il programma leggerà il PDF. Mettiamo però che il documento sia in formato editabile, vale a dire in un formato Word, per esempio, DOCX, oppure in un formato di LibreOffice. Vediamo come farsi leggere dal computer anche questi documenti. Dunque, all'inizio vediamo come farsi leggere un documento da Word, nel caso in cui nel nostro computer possedessimo questo programma. Dunque, si apre Word. Questo magari è un file, un documento di prova che io ho aperto per poterlo leggere. Per poter leggere, per fare in modo che il computer legga questo documento, bisogna andare qua, su questo piccolo menu verticale e scegliere altri comandi. In altri comandi, qua si va sempre su questo menu qui e si sceglie tutti i comandi per poter essere sicuri che ci siano qua tutti i comandi possibili e immaginabili. Tramite questi sono ordinati in ordine alfabetico, si sposta il cursore verso il basso fino a trovare leggi, quindi la lettera L. Ecco qua leggi, si seleziona, si va su aggiungi. Dunque questo era già aggiunto, quindi si va su ok. Per farsi leggere il documento da Word, si seleziona magari i paragrafi che ci vogliamo far leggere. Si va, vedete, viene immediatamente attivato il pulsante Leggi testo selezionato che sarà aggiunto qua. Ci si clicca sopra e il computer. Questo ebook non vuole essere una guida completa all'HTML, ma solo un manuale che possa aiutare i blogger meno esperti a districarsi con i codici per avere un aiuto nella pubblicazione degli articoli. HTML è l'acronimo di Quando si Latex vuole Markup interrompere la Language lettura, Neolingua. si clicca qua e si interrompe la lettura. Come vedete, è semplicissimo leggere un documento su Word. Se vogliamo leggere tutto il documento, si va su CTRL e A, combinazione di tastiera CTRL più A, e si seleziona tutto il documento. Dopo aver selezionato tutto il documento, si va ovviamente qua su Leggi testo Linguaggio selezionato HTML introduzione. Questo ebook non vuole essere una guida. e leggerà tutto il documento dall'inizio alla fine. E questo è Word. Se noi non possediamo Word, ma possiamo scaricare un programma gratuito che si chiama LibreOffice di diritto tedesco, è una fondazione che aiuta, che è praticamente un'alternativa gratuita alla suite Office della Microsoft. Si scarica il programma. Ci si clicca sopra, si va su download, questo è si va su scaricate ora, metterò questo link sotto il player del video, però questo non è sufficiente, questo è LibreOffice che ha delle applicazioni che sono simili a quelle della suite Office, per esempio Writer è simile a Word, foglio elettronico è simile a Excel, presentazione simile a PowerPoint, eccetera, eccetera. C'è bisogno di una estensione che si chiama Read Text. Questa estensione, ovviamente, di cui metterò l'indirizzo. Si scorre l'estensione fino a trovare il link. Ecco il link. Ci si clicca sopra a un formato OXT e verrà scaricata l'estensione. L'estensione. Per installare l'estensione è cosa semplicissima, basterà farci un doppio clic sopra,
Quindi stai per installare l'estensione RITText, fare OK, fare clic su OK per procedere, si va su OK e verrà installata l'estensione. Vedete, questo è il cursore, qui naturalmente bisogna accettare, quindi si va su accetto dopo aver spostato il cursore verso il basso. Qui ci sarà il procedere della installazione. Ecco, l'installazione è stata già installata. Si va su chiudi, si riavvia LibreOffice per fare in modo che l'estensione sia immediatamente disponibile. E questo è, diciamo così, la interfaccia principale di LibreOffice. Andiamo, per esempio, sul Documento Writer, che è l'applicazione simile a Word. Mettiamola a tutto schermo, carichiamo lo stesso file che abbiamo visto con Word, che è qui. Apriamo copia, perché essendo un documento di Word viene automaticamente convertito anche nel formato di LibreOffice. Per leggere una parte di questo documento, si seleziona la parte che si vuole leggere. Andiamo qua, selezioniamo questa, per esempio. Si va qua su strumenti, componenti aggiuntivi, leggi la selezione. Verrà aperto un pop-up, ecco qua. Il programma in questo caso si lascia stare Windows e quindi si va su OK. La struttura di un documento è invariabilmente compresa tra i tag HTML e barra HTML che ne determinano l'inizio e la fine. La chiusura di un tag viene fatta anteponendo il segno di slash, barra, al tag iniziale. Se si volesse leggere tutto il documento, anche in questo caso si va su CTRL A e si seleziona tutto il documento per poi andare su strumenti, componenti aggiuntivi, leggi la selezione, oppure in questo caso è stato selezionato tutto il documento. Dunque, si tratta di un sistema piuttosto semplice, sia nel caso di Word sia nel caso di LibreOffice. Dunque, dimenticavo su LibreOffice come fare a interrompere la lettura. Mettiamo il caso che noi si sia deciso di leggere tutto il documento. Abbiamo detto che si va su CTRL più A per selezionarlo. Si seleziona. Qui per leggere la selezione si può andare su strumenti, componenti aggiuntivi, leggi la selezione, ma si può andare anche su questa icona che viene aggiunta automaticamente con la estensione che abbiamo inserito, che viene aggiunta al menu. Quindi si inizia a leggere, si sceglie il programma che è quello di Windows, si va su OK. Linguaggio HTML Questo introduzione. continuerà, leggerà Questo tutto il ebook non vuole documento. essere una guida completa Come si all'HTML, ma fa a solo un manuale che possa aiutare i interrompere la blogger lettura? meno esperti a districarsi Sì, con i codici per avere clicca un aiuto nella semplicemente sulla stessa pubblicazione degli icona, articoli. che automaticamente bloccherà la lettura automatica con la sintesi vocale da parte di LibreOffice. E questo è veramente tutto. Alla prossima.